da oltre 50 anni la tua Chiesa fa arrivare la sua voce fra la gente. La Libertà ti offre le notizie più dirette della tua Chiesa e uno sguardo di fede sui fatti dell'attualità e della cultura. Più pagine, nuova grafica, inserti a colori, lo spazio dei lettori. La Libertà, la voce della tua Chiesa. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il nostro rotocalco televisivo. Queste le notizie di oggi, i titoli che vi proponiamo. 200 anni di storia. Le suore del Gesù celebrano il secondo secolo di vita con iniziative diverse per i loro alunni, famiglie e amici. Festa dei giornalisti. Si riuniscono in seminario i giornalisti delle varie testate di stampa, radio, TV e web per festeggiare il loro patrono San Francesco di Sales. Volontariato alla Casa della Carità. Vi raccontiamo un'esperienza della Casa della Carità di San Giovanni di Querciola. Casa Bruna e Dante, inaugurata a Sant'Anselmo la casa di accoglienza del progetto Maria di Magdala per accogliere donne in difficoltà. Ricordato Don Pasquino Borghi, ucciso nel gennaio 1944 con altri 8 antifascisti. Parti in missione, le vie della fraternità e della missione. F-35, vale la pena? Don Emanuele Benatti parla di questo scottante problema. Uno sguardo in libreria. Nara Cortellini presenta alcune novità librarie. Nella Basilica della Ghiara si sono aperti i festeggiamenti per il 200° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Suore di Gesù. Ascoltiamo Suora Narita delle Figlie di Gesù che ci commenta questo avvenimento. Sabato, appunto in Ghiara alle ore 16, ci siamo trovate con tutti gli alunni della scuola, tutti gli insegnanti e tanti ex alunni e i genitori. È stata preparata una celebrazione particolare, era poi la celebrazione dell'Eucaristia. Però avevamo invitato le nostre sorelle africane perché durante la processione offertoriale ci presentassero il loro modo di fare la processione offertoriale. All'inizio della messa invece una nostra consorella aveva presentato un pochino le linee guida del carisma di Don Pietro dal 1812 ad oggi. Ha celebrato la messa Don Pietro Adani. C'era insieme anche il vicario episcopale per la vita religiosa della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e poi il nostro parroco, Don Fabrizio, parroco della parrocchia di Santo Stefano, a cui noi facciamo riferimento come istituzione scolastica. È stata una celebrazione molto partecipata perché gli alunni erano stati preparati e quindi hanno partecipato con il canto, con la preghiera dei fedeli. Gli adulti invece hanno partecipato, oltre che con la presenza, anche con la lettura, con le letture della messa. C'è stata una frequenza molto forte della partecipazione alla Santa Comunione e soprattutto la cerimonia, durata circa 1 ora e 20, è stata molto raccolta, molto partecipata, si sentivano genitori molto attenti e interessati a quanto veniva espresso e ricordato soprattutto. Poi tutti sono stati invitati ad entrare nella nostra casa per poter consumare insieme una pizza, ma durante la consumazione della pizza ci sono stati saluti anche di ragazzi che erano anni e anni che non rivedevamo e nel contempo è stato fatto partire un video dove si raccontava la storia anche della nostra esperienza estiva o delle feste celebrate in occasione del Natale o della fine di anno scolastico, in maniera che gli ex alunni già adulti potessero ritrovarsi e riconoscersi in quel video dove loro a quei tempi erano stati protagonisti. Il tutto si è concluso verso le 21:30 della sera e dobbiamo ringraziare a questo punto anche i genitori che si sono molto adoperati al fine di risparmiare le suore e potessero essere le suore invece molto vicine ai ragazzi e potessero parlare con loro. I genitori si sono dati da fare per riordinare poi l'ambiente e lasciare tutto pulito. È stata una celebrazione all'insegna del ricordo
della festa, dell'armonia e del grande desiderio che quest'opera educativa in Reggio Emilia possa continuare ancora per tanti anni. Si è svolto in seminario l'annuale incontro dei giornalisti in occasione della festa del loro patrono San Francesco di Sal. Il tema scelto è di grande attualità. Come cambia il giornalismo con l'impiego dei nuovi mass media? Al tavolo dei relatori c'è anche il vescovo Adriano, ma che nonostante l'influenza da giornalista non ha potuto resistere a questo appuntamento. Accanto a lui Monsignor Emilio Landini fra gli onori di casa e presenta l'ospite invitato a parlare, il giornalista e ricercatore Marco Ostuni, caposervizio interni e esteri del Cittadino, quotidiano di Lodi e pubblicista collaboratore in riviste come Aggiornamenti Sociali. Ostuni traccia un quadro di come sta cambiando il giornalismo, soprattutto sotto l'influenza dei social network che permettono ad ogni persona di comunicare informazioni in tempo reale. Sia Twitter che Facebook, ad esempio, inondano il web di notizie che difficilmente possono essere verificate. Ci si chiede che se questo vanifichi la presenza dei giornali cartacei, anche vedendo aumentare i giornali online. L'oratore accenna anche alla raccolta della pubblicità che privilegia la radio e la TV. Dopo Ostuni, Monsignor Landini dà la parola a Davide Nitrosi, caporedattore del Resto del Carlino, che traccia la storia del suo giornale. Nato nel 1885, l'unica testata sopravvissuta a 400 giornali nati in quell'anno. Afferma che occorre partire da chi si informa. Parla dei nativi digitali, cioè i giovani che fin dalla nascita sanno usare il computer e vivono con naturalità il muoversi nel web e creare loro l'informazione. In questo contesto però ci si chiede come e con che criteri si scelgano e si comunichino le notizie. Problemi davvero interessanti che anche Giuseppe Galli della Gazzetta di Reggio riprende, mostrando come sia impegnativo lavorare oggi al giornale, cercando di muoversi tra questo mare di notizie. Sollecitata da Monsignor Landini prende la parola anche Marina Bortolani, che dirige un giornale online Reggio nel Web. Contrariamente alla carta stampata, sul web i lettori possono avere un dialogo continuo col giornale e fra loro. Il vescovo Adriano osserva che i cambiamenti non si possono fermare, ma si possono orientare e richiamare l'attenzione sulla passione educativa e sull'amore per la verità, che deve animare il lavoro dei giornalisti. A questo punto diversi giornalisti corrono al lavoro. Chi può si ferma alla messa celebrata dal vescovo nella cripta del seminario. Nell'omilia Monsignor Caprioli richiama un tratto del messaggio del Papa ai giornalisti. Il silenzio, scrive il Papa, è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire e ciò che attendiamo dall'altro. Tacendo si permette all'altra persona di parlare, di esprimere se stessa. Si apre così uno spazio di ascolto reciproco e diventa possibile una relazione umana più piena. Sono parole importanti che consegniamo a quanti ci seguono in TV. Ascoltiamo ora il servizio di Edoardo Tincani in intervista a Marco Ostuni. Per la festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sal incontriamo Marco Ostuni, che è caposervizio interni e esteri al Cittadino di Lodi, un quotidiano cattolico, ed è anche collaboratore di Aggiornamenti Sociali. La prima domanda è, con l'avvento delle nuove tecnologie, internet su tutti, come cambia il giornalismo? Beh, questa è una domanda che per poter dare una risposta ci vorrebbero probabilmente delle ore, quindi in estrema sintesi si può dire che siamo in una fase di cambiamento strutturale della professione, del mestiere di giornalista. Come scriveva sul suo blog Padre Spadaro, gesuita direttore della Civiltà Cattolica, oggi un po' tutti siamo giornalisti, nel senso che il passaggio a internet e soprattutto la fase che sta vivendo oggi il web, quindi quella dei social network, hanno di fatto trasformato il giornalismo dal giornalismo broadcasting, cioè della trasmissione delle notizie, al giornalismo dello sharing, quindi della condivisione. Oggi un po' tutti cercano di dire la propria, vogliono partecipare, vogliono intervenire, e per questa ragione anche i giornali stanno radicalmente cambiando la propria modalità di fare informazione, utilizzando la rete sia come fonte, per cui per esempio i brevi lanci di Twitter stanno in qualche maniera, se non sostituendo, comunque integrando le tradizionali agenzie nella raccolta delle informazioni,
E lo stesso dicasi per social network importanti, in particolare come Facebook. Quindi da un lato utilizzano questi strumenti come fonte, dall'altro li utilizzano come canali attraverso i quali arrivare a un pubblico, soprattutto un pubblico giovane, che è quello che la carta stampata fa fatica a leggerla perché non la conosce, perché non c'è più quel passaggio che c'era soltanto 20 anni fa, no? Io penso quando si andava alle scuole superiori si comprava il primo giornale. Oggi i ragazzi a 15 anni sono già abituati ad avere il telefonino come minimo da 4-5 anni, quindi a utilizzare strumenti di accesso al web e quindi alle informazioni straordinariamente più rapidi, più veloci, e con i quali entrano in contatto presto con l'universo dell'informazione. Quindi oggi c'è tanta informazione e la sfida è quella di fornire degli strumenti, delle griglie, dei filtri per raccogliere l'informazione, diciamo, e quindi per scremare ciò che non serve e farsi un'idea. È una sfida affascinante ed è una sfida anche molto complessa. La Casa della Carità di San Giovanni di Querciola ha lanciato una proposta alla comunità parrocchiale, quella di andare a preparare la domenica il pranzo per gli ospiti o di prepararlo e portarlo pronto. Questo per coinvolgere la popolazione nel servizio che fanno le Case della Carità e favorire scelte di volontariato. Alla Casa della Carità di Querciola si è presentato un gruppo di persone che hanno portato un vero pranzo, completo di dolce e spumante. E a mezzogiorno tutti a tavola, gli ospiti della casa, con gli amici di Viano, che hanno servito e pranzato insieme. Abbiamo chiesto a un membro del gruppo di Viano il motivo di questa loro decisione. Vediamo ora il servizio. Questo pranzo conviviale oggi qua alla Casa della Carità sia proprio un motivo per dimostrare e per essere riconoscenti a cosa fanno le sorelle sulla Casa della Carità e che cos'è la Casa della Carità a San Giovanni. Direi che per me è sempre stato una cosa sentita, che oggi sono contento di averla messa in atto. Abbiamo messo in piedi questo pranzo conviviale, che vorrei che fosse un pranzo ormai, farlo diventare annuale, ma lo vorrei fare in un modo diverso, cioè coinvolgendo i nostri giovani. Perché direi solo conoscendo la Casa di Carità di San Giovanni uno se ne rende conto dell'operato che fanno le nostre consorelle e i nostri parroci. A telecamere spente una ragazza ci ha raccontato che oltre a frequentare le scuole superiori fa parte di un gruppo scout ed è proprio in questa associazione che ha accolto l'invito a scegliere un impegno a favore di chi ha bisogno. Tra le varie esperienze possibili lei ha scelto il servizio alla Casa della Carità, per qualche ora ogni venerdì, salvo particolari impegni di studio, e lo ritiene una delle cose più importanti della sua settimana. Ma i suoi interessi sono molti e c'è anche lo sport, col pattinaggio a rotelle e le gare che le danno grande soddisfazione, tanto da partecipare a competizioni a livello nazionale. Inaugurata a Sant'Anselmo la Casa Bruna e Dante, aperta dalla Caritas diocesana, progetto Maria di Magdala per accogliere e ospitare donne in difficoltà. La cerimonia è iniziata in chiesa con il canto dei Vespri, presieduti dal vescovo ausiliario Monsignor Lorenzo Ghizzoni. Accanto a lui i parroci Padre Francesco, Don Gabriele Valli e Don Giancarlo Simonazzi, responsabili rispettivamente delle parrocchie di Sant'Antonio, San Luigi e Sant'Anselmo. Con loro anche Padre Michael della Chiesa Ortodossa, che celebra nella Chiesa del Cristo. Erano presenti molti fedeli che nei giorni scorsi si erano attivati per imbiancare i locali e arredare la villetta dei genitori di Don Eugenio Morlini, messa a disposizione della Caritas per questa opera umanitaria. Nelle chiese parrocchiali era stata esposta una specie di lista nozze per segnalare quali arredi occorrevano, dai mobili alle stoviglie per la cucina agli strumenti per il giardino, e ciascuno ha donato qualcosa, indicando in questo modo che l'accoglienza alle donne e ai bambini in difficoltà sarà compito di tutta la comunità cristiana, non solo delle operatrici della Caritas. Come avevano lavorato insieme per rendere accogliente la casa, così le tre comunità hanno festeggiato l'inaugurazione della casa, prima di tutto pregando il Signore, perché questa opera di bene affonda il suo servizio nelle parole del Vangelo. È infatti la parola di Gesù che indica le opere da compiere a favore dei fratelli. La fraternità, che può far stare insieme persone profondamente diverse, ha dichiarato Monsignor Ghizzoni, è una grazia che viene dall'alto e questa grazia bisognerà andare tutti i giorni per amarci come fratelli. Al momento del Padre Nostro, dopo la recita insieme in lingua italiana, un giovane rumeno ha cantato con grande intensità la preghiera di Gesù nella sua lingua.
și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Sia la preghiera che il servizio di accoglienza al femminile vedono insieme ai cattolici e gli ortodossi rumeni. Il progetto Maria di Magdala prende il nome dalla pagina del Vangelo che narra l'incontro di Gesù con questa donna peccatrice che piangendo versa il profumo sui piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Da lui riceve il perdono perché ha molto amato. L'inaugurazione della casa ha avuto dal Vescovo Lorenzo il taglio del nastro e una grande benedizione. Questa immagine ispiri a quanti entreranno nella casa pensieri e opere di accoglienza, di misericordia, nel nome del Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con l'aspersione dell'acqua santa sulla soglia di casa e in ciascuno dei locali della villetta. Visitando la casa tutti hanno potuto gustare il buffet preparato da tante mani e per tanti gusti diversi. Due ragazze di Montecchio, Sara e Jessica, vivranno in questa casa per accogliere le donne che vi abiteranno per il periodo necessario a superare la difficoltà della loro vita. A loro sostegno una coppia di sposi saranno a disposizione in alcuni momenti della giornata. Il progetto Maria di Magdala, gestito dalla Caritas diocesana, prosegue allargando il suo servizio di accoglienza al femminile, affiancato dalla collaborazione delle parrocchie presso le quali sorgono le case. Parti in missione, le vie della fraternità e della missione. Con questo titolo si è aperta a San Martino in Rio una serie di incontri organizzati dal Centro di Cooperazione Missionaria dei Frati Cappuccini. Per saperne di più, ascoltiamo ora l'intervista preparata da Andrea Boni. Padre Michele, il rientro dalla missione in Etiopia, che situazione hai trovato? Siamo stati in questo viaggio che facciamo tutti gli anni nel periodo delle vacanze natalizie, dal 27 di dicembre fino all'11 di gennaio, a visitare le nostre missioni, soprattutto quella di Gassaciare, che è un po' il centro da cui partono tutte le varie attività missionarie, nelle cappelle che si trovano anche a diverse decine, anche a volte centinaia di chilometri da questa piccola cittadina che è un po' il centro. Lì ci sono impegnati due missionari italiani, Padre Renzo e Padre Pacifico, più altri due missionari etiopici che sono Abba Yosef e Abba Wolde, che si occupano della pastorale di queste zone, quindi raggiungono i villaggi anche quelli più lontani per, diciamo così, formare i catechisti, le popolazioni, e per celebrare la messa, riunire attorno alla cappella, alla comunità, un po' per rafforzare il senso di appartenenza alla Chiesa, eccetera. Lì la Chiesa è principalmente espressa dall'ordine dei frati cappuccini convive in una realtà in cui sono presenti anche la Chiesa ortodossa etiope e alcune realtà di chiese protestanti locali etiopiche. Quindi è una realtà molto vivace, di nuova evangelizzazione, perché siamo presenti dagli anni 70-80, quindi il cristianesimo sta insediandosi e sta fiorendo in maniera molto prolifica in queste zone, anche creando un tessuto sociale di sviluppo sociale, di promozione sociale di queste popolazioni. Siamo con un missionario in rientro dall'Etiopia. Cosa ti è rimasto da questa esperienza in Etiopia e perché partire per l'Etiopia? È stata un'esperienza straordinaria che mi ha dato molto più di quanto è stata veramente un'esperienza travolgente, è stato entusiasmante. L'esperienza, l'idea di partire è stata data dal fatto di pensare di aiutare queste popolazioni, ma poi alla fine di tutto quello che ne ha tratto più beneficio sono stato io, che sono stato ripagato ampiamente del mio poco sforzo che ho fatto ad aiutare queste popolazioni. F35, vale la pena? Don Emanuele Benatti parla di questo scottante problema. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di due figure particolarmente belle per la storia dell'umanità. Figure del secolo scorso, Raoul Follero, che ha dedicato la sua vita per i lebbrosi, i malati di lebbra, e il Mahatma Gandhi, che come sapete è l'apostolo della non violenza, è stato ucciso da un fanatico indù. Ecco, hanno creduto nell'uomo, hanno creduto nell'umanità e hanno vissuto perché l'umanità fosse degna di chiamarsi con questo nome. Oggi vorremmo
riportare la vostra attenzione su quello che ha detto il Papa, anzitutto per la giornata mondiale della pace, cioè l'impegno di educare i giovani alla giustizia e alla pace, e anche su un commento specifico che ha fatto il vescovo di Pavia, Monsignor Giudici, attuale presidente di Pax Christi, riguardante le spese, il bilancio delle spese militari del governo italiano, quindi della nostra nazione, che si aggira, anzi supera i 20 miliardi annuali. Tra parentesi, ogni anno spendiamo 700 milioni di euro in Afghanistan e una cifra simile l'abbiamo spesa nei 3 mesi, primi 3 mesi della guerra in Libia contro Gheddafi. Ecco, sono cifre astronomiche che così mettono in crisi la nostra coscienza di cittadini in un tempo di crisi, lo sappiamo tutti, perché arriva ovunque, ma anche dal punto di vista dell'etica. Ecco, vale la pena spendere, investire in armi per che cosa? A favore di chi? Quali sono gli interessi che stanno dietro tutto questo? Il vescovo Monsignor Giudici dice che è una follia aggiungere a questa spesa già enorme altri 15 miliardi di euro per l'acquisto di 131 cacciabombardieri F-35. Sono aerei d'attacco capaci di trasportare delle testate nucleari. Se pensiamo che il mantenimento degli stessi aumenterà certamente di molto il prezzo, possiamo tranquillamente affermare che, ecco, c'è da accettare o da rifiutare una spesa di altri 20 miliardi. Ecco, pensiamo anche che ogni aereo costa sui 150 milioni di euro. Qualcuno ha detto che con il costo di un aereo noi possiamo costruire centinaia di asili. Ecco, il costo complessivo, ecco, di tutti questi aerei potrebbe portare alla costruzione di 200, di 45.000 asili nido, creando oltre 200.000 posti di lavoro, e potrebbe portarci a mettere in sicurezza 13.000 scuole italiane che non rispettano attualmente le norme antisismiche e le norme antincendio, e questo potrebbe favorire, diciamo, sul fronte economico, moltissime imprese e molte persone in cerca di lavoro. Ecco, ci sarà un mese di mobilitazione per sensibilizzare le coscienze nelle piazze e vorremmo che fosse anche nelle chiese. Come possiamo educare i giovani alla pace tacendo di fronte a questa enormità, ecco, che oltre che essere gravi nella loro quantità, sono già gravi di per se stesse per il tipo di spesa che diventa distruttiva e contraria alla nostra coscienza cristiana. Ritorneremo su questo tema, ma già invitiamo le parrocchie, i sacerdoti, i gruppi parrocchiali ad aggregarsi a tutti coloro che si mobiliteranno per questa campagna. No agli F-35. Nelle rubriche speciali di cronaca oggi è il turno di Nara Cortellini che presenta Uno sguardo in libreria. Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento con i libri. Il primo che vi propongo oggi è La tenda blu di Niccolò d'Aquino. Questo giornalista ci presenta la figura di una suora, Suor Laura, delle Salesiane, e che ha lavorato molti anni nella missione in Etiopia. La tenda blu è appunto la sua prima dimora in questa missione. Suor Laura, tuttora vivente e tuttora che collabora, che lavora attivamente in questa missione, ha voluto questo libro per finanziare la missione stessa. Vi invito a leggerla perché potrà essere di grande incoraggiamento a tutti noi. Il secondo libro è di Benedetto Piacentini, reggiano come noi, che ci propone qui il lavoro di questi ultimi anni sul testo originale ebraico, il testo masoretico. Una bella opera per continuare il lavoro pastorale sui salmi iniziato l'anno scorso. Il libro che vi propongo adesso è per i nostri giovani amici, per la preparazione della prima confessione. È un bel libretto
sia per loro che per i loro educatori, perché attraverso il percorso del perdono li porta a capire che la pace nasce da gesti concreti, fatti con il cuore. E infine, questa è La casa dei fratelli, un libro sulla Chiesa, la Chiesa edificio e la Chiesa comunità, per aiutare i nostri giovani amici a capire che qual è la vera casa che è il nostro cuore, e la chiave è la preghiera. Un bello strumento per riscoprire il valore della Chiesa, il valore dell'edificio, ma soprattutto il valore della Chiesa costituita da noi, pietre vive. Quindi vi auguro buona lettura. Il 30 gennaio 1944, dopo l'uccisione dei 7 fratelli Cervi, nel poligono di tiro di Reggio Emilia i fascisti repubblichini fucilarono Don Pasquino Borghi, assieme ad altri 8 antifascisti. Ferruccio Battini, Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti, Destino Giovannetti, Enrico Menozzi, Contardo Trentini ed Enrico Zambonini. Il 69esimo anniversario di questo eccidio è stato ricordato con la messa di suffragio nella Basilica della Ghiara, seguita dalla deposizione di una corona nel vicolo dei Servi, reso famoso dal carcere in cui venivano rinchiusi e torturati i prigionieri politici. Nel vicino palazzetto dello sport si è svolto l'omaggio ai caduti, presenti le autorità cittadine, col discorso del presidente provinciale dell'ANPI e del presidente provinciale dell'ANPI APC Danilo Morini. Don Borghi era nato a Bibbiano ed era stato in missione nell'allora Sudan anglo-egiziano. Tornato in Italia era stato parroco a Canolo di Correggio, poi a Coriano di Villa Minozzo e infine a Tapignola. Subito dopo l'8 settembre si era messo a disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale della nostra provincia, diventando un prezioso collaboratore e un partigiano combattente. Proprio perché si dedicava all'assistenza dei prigionieri, era stato in contatto coi fratelli Cervi. Dopo l'arresto, col suo silenzio difese l'attività della resistenza, anche sotto le torture. I fascisti lo fucilarono 10 giorni dopo la cattura. Sabato 4 febbraio alle ore 10, presso la sede di Reggio Terzo Mondo, in via Mogadiscio 1 a Reggio Emilia, saranno presentati i prossimi campi estivi che verranno effettuati nei paesi dove operano i missionari della nostra diocesi. Ricordiamo che le missioni diocesane sono attive in Albania, Brasile, Madagascar e Ruanda e le missioni create dalle famiglie religiose sono in Romania, Turchia, Sierra Leone, India e Perù. A questo si aggiunge un campo di lavoro in Etiopia che sarà organizzato tra dicembre 2012 e gennaio 2013 e il campo di lavoro in Italia a Imola. Tutti i partecipanti ai campi di lavoro in terre di missione riceveranno un'adeguata preparazione curata dagli enti organizzatori che sono il Centro Missionario Diocesano, il Centro Missionario dei Frati Cappuccini, il Cenacolo Francescano, le Figlie di Maria Missionarie, il Gruppo Missionario Giovanile dei Servi di Maria, il Gruppo Missionario Sud Chiama Nord di Poviglio e il Gruppo Ruanda Padre Tiziano. Le iscrizioni ai campi estivi missionari sono aperte a partire dal 4 febbraio. Per informazioni rivolgersi al Centro Missionario Diocesano al telefono 0522 43 68 40. Ogni campo si svolge nell'arco di un mese e rappresenta un'esperienza cristiana di formazione e condivisione che offre ai giovani e agli adulti un'opportunità di incontro con persone, culture e luoghi diversi. Sarà come fare un viaggio di andata e ritorno per rivedere i propri stili di vita, per andare sempre più nella direzione della fraternità, delle scelte di sobrietà, del diventare sempre più persone responsabili e solidali. Domenica 5 febbraio alle ore 16 presso la chiesa San Luigi, incontro sul tema Famiglie e case della carità, nell'accoglienza dei bambini con handicap. Segue la cena insieme. Lunedì 6 febbraio alle ore 15, presso la sede della Caritas in via dell'Aeronautica 4, si svolgerà il primo incontro del Fermamondo 2012, corso di formazione sulla mondialità. Il tema presentato sarà Come stai? Io, l'economia e il mondo. L'unità pastorale di Bagnoli in Piano si appresta a festeggiare 4 nuovi lettori incamminati verso il diaconato permanente.
Domenica 12 febbraio, nella Santa Messa celebrata alle ore 18:30 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo, Monsignor Francesco Marmiroli, vicario episcopale per i ministeri e per il diaconato, istituirà i nuovi lettori che sono Giacomo Capiluppi, Michele Fiaccadori, Cristiano Del Monte e Marco Beltrami. Il lettorato è il primo dei ministeri ai quali si accede nel cammino di preparazione verso il diaconato. Torna per i giovani e per le giovani dai 20 ai 30 anni il percorso vocazionale denominato Per un passo nel cammino, preparato e seguito dal servizio diocesi vocazioni. Si tratta di un cammino annuale, spiega il Vescovo Adriano nella lettera d'invito rivolta ai giovani e alle ragazze, nei quali sarai accompagnato a cogliere con più profondità il significato della chiamata all'amore e a tutti a noi donata. Destinatari di Per un passo nel cammino sono i giovani e le ragazze fra i 20 e i 30 anni che abbiano la volontà di seguire il progetto per tutte le tappe, ritmate in incontri mensili, la domenica o il fine settimana. La sede è la parrocchia di Coviolo. Il primo incontro è programmato per il 12 febbraio ed è seguito da 17, 18 marzo, 22 aprile, 13 maggio, 1, 3 giugno, 9 settembre. Gli esercizi spirituali dall'1 al 4 novembre e l'ultimo incontro l'1, 2 dicembre. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a Don Paolo Bizzocchi, cellulare 347-43-48796, email p.bizzocchi@alice.it oppure a Don Fabio Ferrari, telefono 347-055-4765, email fabferrari@tiscalinet.it. Il nostro rotocalco termina qui. Vi ricordiamo che Cronaca va in onda giovedì alle ore 21 dopo la seconda edizione del TG, in replica il venerdì alle ore 14:40 e domenica alle ore 13. Nel ringraziarvi per l'attenzione e per l'ascolto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Buona settimana! Da oltre 50 anni la tua Chiesa fa arrivare la sua voce fra la gente. La Libertà ti offre le notizie più dirette della tua Chiesa e uno sguardo di fede sui fatti dell'attualità e della cultura. Più pagine, nuova grafica, inserti a colori, lo spazio dei lettori. La Libertà, la voce della tua Chiesa.